Salve, siccome quello che pronostico non si avvera quasi mai e fortuitamente qualche tempo fa quando fece il video su Dani Alves pochi giorni dopo venne ufficializzato, riprovo anche questa volta qui, magari è un periodo di culo. È da parecchio tempo che si accosta Mehdi Benatia alla Juventus e pare che da pochi giorni ci sia stata l'accelerata finale e si dice appunto che tra pochi giorni Benatia inizierà a vestire la maglia della Juventus. Che cosa penso di questo acquisto qui? Beh, sicuramente come difensore è ottimo, è un validissimo difensore. Potrebbe fare benissimo il titolare perché le caratteristiche e le qualità per farlo ce le ha, e come riserva ovviamente sarebbe una riserva veramente al top, un'ennesima riserva della Juventus che giocherebbe titolare in tutte le altre squadre d'Italia. Ma a parte l'acquisto in sé, mi è piaciuto molto il modo in cui è stato acquistato Benatia, ovvero prestito con obbligo di riscatto legato al numero di presenze fissato a 18 milioni. Innanzitutto è abbastanza importante valutare concretamente un giocatore in campionato e in Europa prima di investire una cifra importante come 18 milioni. Appunto, cifra che andrà versata se Benatia giocherà un tot di presenze, ovvero 20 partite. Quindi diciamo che se sarà all'altezza le giocherà, perché evidentemente sarà bravo e verrà riscattato, e se non sarà all'altezza non verrà riscattato, quindi vuol dire che alla fine ci abbiamo perso poco, anche perché da quello che si dice si abbasserà lo stipendio di 30 milioni, quindi non andrà a percepire neanche chissà quanto, ecco. Di Benatia cos'altro dire? Quando era alla Roma era considerato uno dei centrali più forti in circolazione, cosa effettivamente anche veritiera, perché assieme a Castan era comunque diventata una difesa molto forte, ecco. È difficile, molto difficile da superare. E anche al Bayern Monaco è vero che in questi due anni non ha giocato moltissimo, però quando ha giocato non è che ha fatto proprio schifo. Poi da quello che ricordo è un giocatore abbastanza forte anche di testa, qualità che manca abbastanza nella nostra difesa, perché paradossalmente la maggior parte dei difensori, a parte Chiellini, sono quasi meglio coi piedi che di testa, però vabbè, è nulla, è un bestione abbastanza alto, 1,90 m come tutti i difensori, e spero che alla Juventus possa fare benissimo per poi essere riscattato, ovviamente. Quindi diciamo che al momento il mercato della Juventus sta andando veramente da Dio, perché ufficialmente il mercato è iniziato da una settimana e noi abbiamo già ufficializzato Dani Alves, Pjanic, e probabilmente tra pochissimi giorni verrà ufficializzato anche Benatia. L'unica cosa che mi auguro non accada è che l'arrivo di Benatia non stia a significare una partenza di Rugani, che in quel caso lì mi incazzerei anche. E comunque la camicia è praticamente un evento, perché sono tornato da poco e non avevo voglia di cambiarmi, e ciao.